Anche quest'anno l'Abruzzo ha mancato l'appuntamento con la vittoria del girone F di Serie D, sogno accarezzato dal Notaresco, che però ha lasciato la vetta proprio nella giornata nella quale il Matelica ha ottenuto per la prima volta il primo posto solitario del raggruppamento. Poi il lockdown e la decisione recente di LND e FIGC, classifica cristallizzata e Matelica per la prima volta in Serie C, un obiettivo già sfiorato negli anni scorsi. A contribuire al successo due abruzzesi d'adozione come il tecnico Gianluca Colavitto e il DS Ciccio Micciola, il quale racconta queste settimane che hanno anticipato il verdetto. Questo periodo l'ho vissuto come tutti a casa per la pandemia, per il Covid, quindi siamo stati tutti bloccati. Poi secondo me è giusto che hanno concluso i campionati, hanno preso questa decisione. E noi l'accogliamo con gioia, perché vincere un campionato non è facile, anche se vincerlo sul campo era meglio, secondo me, perché è più bello. Però se dobbiamo essere sinceri, i numeri erano tutti dalla parte del Matelica. Siamo partiti male. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso con la Vitto che ha fatto un grosso lavoro. Devo essere sincero, rispetto agli altri anni forse eravamo meno forti, però a livello di moralità questo era un gruppo di ragazzi forti moralmente, quindi hanno sempre creduto nel riconquistare i punti al Notaresco. E noi dobbiamo dire che il Notaresco la prima parte della stagione ha fatto un grosso campionato, ha fatto un grosso lavoro, quindi non era facile conquistare tutti quei punti. Il merito va dato a questi ragazzi, a questo staff, a questo allenatore che hanno sempre creduto, e un po' anche alla società, perché noi alle spalle abbiamo anche una società, un presidente che ci dà una grossa carica e ci fa stare bene a tutti. Si parla anche di futuro, della permanenza degli stessi Colavitto e Micciola a Matelica e delle problematiche eventualmente relative allo stadio. Io penso che ci sarà una deroga per la vittoria del campionato, sarà una deroga, quindi il club per me la può fare benissimo la Serie C. Per quanto riguarda la nostra posizione, noi ci auguriamo di rimanere lì. Io penso che non ci saranno problemi, però nel calcio mai dire mai. E se rimaniamo lì siamo contenti, perché è la prima volta che faremo la Serie C e non ci dobbiamo far trovare impreparati.